La storia di questi due noti prodotti del catalogo Premi Mulino Bianco di metà anni 90 inizia tutto grazie alla Sannio, fondata nel 1950 da un cugino che fondò a sua volta un'altra nota compagnia dell'era odierna, la Panasonic. La parola Sannio significa tre oceani e riassumeva l'ambizione del suo creatore nel volersi espandere in tutti i territori del mondo, bagnati appunto dai tre oceani principali. Sono stati dei grossi produttori di radio e mangiacassette portatili, lavatrici, microonde, calcolatrici portatili ed infine computer da casa e PDA, ovvero Portable Digital Assistance, una specie di microcomputer tascabile. Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Manu The Death, bentornati qua sul mio canale. Prima di cominciare con il video, come sempre vi ricordo di considerare l'iscrizione qua sotto al mio canale, di lasciarmi un mi piace a questo video e di attivare la campanellina qua sotto per non perdervi le notifiche quando i miei video vanno online. Detto questo, procediamo con il video. Tra i suoi vari prodotti, Sannio aveva anche realizzato una linea dedita alla traduzione di parole e frasi in altre lingue, tra cui l'inglese, lo spagnolo ed il francese. Fu proprio uno di questi prodotti che arrivò anche da noi qui in Italia ed inizialmente si chiamava Gioca Traduci. Moltissimi se lo ricorderanno, giustamente, come premio dato in cambio dei punti in Mulino Bianco che si accumulavano acquistando i loro prodotti. Ma in realtà questo Gioca Traduci uscì regolarmente in commercio come un prodotto a sé stante e si poteva tranquillamente acquistare nei negozi di giocattoli e in qualche grosso centro commerciale di città. Probabilmente a causa di scarse vendite o magari più semplicemente di un'offerta interessante da parte della Barilla, il Gioca Traduci della Sannio fu interamente acquisito in tutte le sue scorte e fu poi reso disponibile per il catalogo premi del Mulino Bianco del 1995. Moltissimi di noi sicuramente si ricorderanno di quei bellissimi premi che si potevano trovare all'interno delle confezioni di merendine e biscotti, nonché la raccolta punti con cui si poteva ottenere altri premi più grossi e più sostanziosi. Ogni anno le sorprese di Mulino Bianco sfornavano regali a vario tema. In quell'anno mi ricordo c'era un'invasione delle sorprese chiamate Libromania, che mi piacevano davvero moltissimo. Si trattava di piccole confezioni a forma di libro che dentro racchiudevano matite colorate, righelli, note adesive, gomme da cancellare e così via. Tutto a tematica scolastica ma presentato in maniera divertente e miniaturizzata. Il famoso ed ambito Gioca Traduci, che si otteneva via catalogo, aveva il codice prodotto numero 4887 e lo si riceveva a casa in una confezione che includeva l'unità principale, le istruzioni ed una cartuccia aggiuntiva. Senza complicare troppo le cose, il nome stesso di questo apparecchio stava a indicare a cosa servisse. Da una parte aveva un'intera funzione di traduzione tra varie lingue e dall'altra aveva una parte videoludica che includeva un sistema basato su cartucce con schermo incorporato. Da quando i primi di noi riuscirono a farsene prendere uno dai genitori tramite i punti o che magari eravamo stati più fortunati del solito e ne avevamo acquistato uno o ce l'avevano regalato prima dell'acquisizione da parte di Mulino Bianco, beh, questo affare me lo ricordo abbastanza girare tra i banchi di scuola. Alcuni dei miei compagni di classe ne avevano uno. Beh, mi pare ovviamente scontato puntualizzare sul fatto che chiunque avesse uno di questi giocatraduci, beh, non lo utilizzava di certo per tradurre delle parole, ma ovviamente a noi ragazzini ci interessava la parte dei videogiochi. È chiaro che se non fosse stato probabilmente per i punti, questo prodotto non l'avremmo mai effettivamente richiesto, almeno gran parte non lo avrebbe richiesto come oggetto per giocarci o comunque sia come oggetto dei desideri. Allora le console da gioco portatili di punta erano naturalmente il Game Boy e il Game Gear, che erano considerate le vere console da gioco. Questo era decisamente sotto e stava addirittura sotto a un vecchio Jig Tiger, già allora erano considerati dei giocattoli più che delle vere console. Ecco, questo veniva considerato ancora meno in termini di videogiochi. La parte dedicata alla traduzione era interessante e ben ideata, seppur sempre dedita alla comprensione e all'apprendimento di una materia, piuttosto che spegnere un attimo il cervello e lasciarsi trasportare da qualche videogioco. Ma poteva comunque tornare utile per alcune situazioni o per chi aveva veramente voglia di studiare piuttosto che videogiocare.
Il giocatraduci era in grado di tradurre parole tra le lingue italiano, francese, tedesco e inglese, ed aveva inoltre la capacità di tradurre frasi preimpostate, scegliendo tra una categoria premendo i tasti nella parte sotto lo schermo, dove si potevano trovare delle frasi generiche di varie situazioni come viaggiare, dormire, mangiare, richiedere aiuto, fare amicizia e così via. Tramite un altro tasto era inoltre possibile passare alla modalità calcolatrice, che era poi quella più usata o che quantomeno usavamo a scuola oltre ai giochi. Nella cartuccia principale erano inclusi 8 giochi che ricordavano molto quelli dei portatili economici, che giravano in commercio qualche anno prima e che si chiamavano Brick Game. Tra una versione camuffata di Arkanoid e alcune di Pong, erano presenti anche giochi simili al classico Snake su cellulari Nokia e dei simil Space Invaders. La parte ludica comprendeva un tasto Start e Pausa, posto sulla crociera nella direzione alta, e 4 tasti direzionali, tra cui la direzione in alto era stata messa al lato opposto dell'unità, facendoti trovare un attimino spiazzato nei giochi in cui erano presenti movimenti direzionali, proprio come nel Simil Snake. Questo giocatraduci aveva inoltre dato qualche segno di modularità espansiva, grazie appunto ai suoi giochi sotto forma di cartuccia, che potevano essere cambiati con altri. Sfortunatamente non arrivò molto altro, se non una versione ufficiale di Pac-Land, molto lontana dalla versione che tutti conoscono e che era tratta dallo stesso scacciapensieri che Namco mise in commercio molti anni prima, precisamente nel 1984. È probabile che nei piani fosse incluso un'espansione sotto forma di nuovi giochi tramite queste cartucce, ma sfortunatamente, per chi lo possedeva, non arrivò altro. Anzi, il giocatraduci, dopo un solo anno, fu dismesso dal catalogo e venne rimpiazzato con un suo simile che si chiamava Agenda Game. Uscito nel catalogo del Mulino Bianco nel 1996, l'Agenda Game non era un'evoluzione del giocatraduci, ma bensì una versione modificata che rimuoveva la parte della traduzione e la sostituiva con funzioni più variegate ed utili, come ad esempio una sveglia, una rubrica telefonica, un'agenda virtuale e anche alcune altre funzioni simpatiche come un love tester ed un oroscopo. L'agenda game portava con sé un nuovo gioco chiamato Grand Prix, un titolo di corse su macchine da Formula 1, ed espandeva a 3 il catalogo delle cartucce, anche se stranamente l'unità non era retrocompatibile con i giochi del giocatraduci, nonostante avessero la stessa forma e le due unità erano praticamente le stesse a livello di hardware. Questo nuovo modello portava dei cambiamenti come una tastiera più grande e con i tasti più spaziati tra di loro, una crociera direzionale rivisitata ed una finestrella sulla copertura in plastica utile per intravedere ora e data senza dover aprire lo sportello. Lo schermo delle funzioni inoltre era molto più grande del precedente. Tolte queste differenze, rimaneva comunque un modello che non portava con sé moltissime migliorie, anzi, non renderlo retrocompatibile ritengo sia stato un errore, ma forse lo è stato più non supportarlo con nuovi giochi e dismetterlo dopo nemmeno un anno. Ed è tutto ragazzi, ho sicuramente dei bei ricordi con questo giocatraduci o con, vabbè, l'agenda game, io nello specifico avevo il primo, il giocatraduci. È stato uno di questi oggetti classici della Mulino Bianco che sono un po' andati e venuti. Sicuramente non ha giovato il fatto che nel catalogo sono durati poco meno di 2 anni in complessivo, ed è stato appunto un oggetto che, non essendo tanto supportato a livello di giochi, non poteva ovviamente competere con i mastodontici Game Boy e Game Gear, ma tantomeno con i Jig Tiger, non sarebbe riuscito a sorpassarli neanche in quel caso, proprio per la carenza di giochi, ma comunque sia per l'oggetto che era in sé. Interessante. Girava nella mia scuola, ce l'avevamo, ci giocavamo così, ma appunto come i premi del Mulino Bianco è andato e venuto e ce lo siamo dimenticati abbastanza in fretta. Voglio sapere voi cosa ne pensate qua sotto di questa periferica, di questo giocatraduci o di Agenda Game, se lo avevate, lo conoscevate, ce l'avevate a scuola, lo avevate mai visto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ultima cosa, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un mi piace, e con il video è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ragazzi, vi saluto, statemi bene, ciao!